Ben ritrovati ragazzi, adesso nella storia inizieremo a affrontare i primi necrofili. Eccoli qua. Questi ovviamente sono i più deboli, anche se nascono sempre qualche bella sorpresina. Come questo. Calpestando i corpi potremmo anche ottenere qualche oggetto dal... qualche oggettino, ma non ci speriamo tanto, in difficoltà impossibile, perché sarà proprio... proprio rarissimo. Allora, vediamo un poco dove dobbiamo andare qua e ovviamente evitiamo di farci ammazzare. Simo, adesso negli armadietti noi potremmo trovare solo le i kit medici o le munizioni, ma anche le risorse, quindi è sempre bene aprirli, anche perché le risorse nell'inventario non sono, si può accumulare in quantità illimitate. Nel gioco qua, a differenza di la maggior parte degli sparatutto, gli avversari è meglio spararli agli arti che alle che al corpo, perché spararli al corpo è praticamente uno spreco, a meno che ovviamente non abbiate un'arma veramente potente come questa, per esempio un colpo e uccide qualsiasi avversario, a meno che non sia veramente proprio un boss o non so, un mostro veramente potente. Negli altri casi questa qua spara una singola raffica e uccide praticamente qualsiasi avversario. Tra poco vi farò vedere non appena troviamo gli altri nemici. Sono morti. Tenic è arrivato prima. Grazie. Cerca di allontanarti dalla città. Io arrivo con l'Eudor. Washington Station è vicina. Posso salire su uno dei treni. Ottimo piano. Ci vediamo ai Milani. Niente, andiamo avanti. Ci credete che questo piccolo robottino, la prima volta che ho giocato, mi ha fatto cagare sotto? Praticamente l'unica cosa che mi ha fatto veramente cagare sotto, a parte i mostri che escono all'improvviso. Eccoci qua, arrivano, vedete? Anzi no, ecco, ho fatto una figura di me. Fail. Comunque quest'arma è abbastanza potente, se sparate due colpi e muore l'avversario. Ovviamente però il caricatore non è che aiuta molto. Inoltre precisione non è proprio il massimo. Per colpire questi tentacoletti meglio usare un mitragliatore, oppure sganciamo le granate. Questo invece ha il... quest'arma qua invece come seconda arma ha il getto congelante, che rallenta gli avversari, molto utile quando affrontate più mostri contemporaneamente o solo questi qua per esempio. Io consiglio sempre di sparare ai mostri sempre alle gambe, in modo che così se ne avete, se c'è un folto gruppo, potete rallentarne uno in modo da guadagnare tempo mentre affrontate gli altri. Inoltre, vedete, potete anche ucciderli in questa maniera, anche se non è molto utile. È meglio sparargli con un fucile o con la pistola. Nessun treno. Ok. Sono arrivato alla stazione. Gli uomini di Danny li ho persi nella confusione.
te pareva sempre male in questi giochi, mai una volta che si facesse una cosa per bene. Forza, forza. Ok. A posto. Inizio sequenza da vivo. Salire sulla parte posteriore del treno. Bene, Norton. Il treno è pronto ad attraversare l'uscita sud. Non puoi sbagliare. Sarà l'unica cosa che si muove. Capito, mi avvicinerò appena sarete lontani dalla città. Il recupero non sarà una passeggiata. Oh, che palle, tu e questa fidanzata. Pensa più che altro a uscire, poi ne parliamo. Bello. Occhio. Andiamo. Merda, ho perso la batteria primaria. Vai, dai, vieni subito da qui. Ecco, te pareva. Che di questo? Vai su, vai su, vai su, vai su. Ok. Ok, praticamente la missione è quasi finita, a parte se cado meno. Ok. Ok, il primo capitolo è finito. Se vi è piaciuto il video, commentate, mettete un mi piace e condividetelo. Grazie a tutti e alla prossima.